Nasce a Gallicano il comitato Antitares. I locali del CIAF hanno ospitato l'assemblea dei cittadini, commercianti e imprenditori che in questi giorni si sono visti recapitare le cartelle per la tassa rifiuti e servizi con somme elevatissime, almeno rispetto a quanto si paga in altri comuni della Valle del Serchio, hanno affermato. Al termine della riunione il comitato ha deciso di sospendere il pagamento e di fare ricorso legale. Diciamo che la decisione non di noi ma di tutti, diciamo, i cittadini è di fare opposizione alle cartelle, opposizione e sospensione della cartella, perciò andremo con decreti aggiuntivi. Secondo il comitato l'aumento deciso dal comune di Gallicano non trova giustificazioni ed è realmente eccessivo. Ma la sensazione è che il comune di Gallicano ha aumentato minimo di un 30-35% in più agli altri enti. Cioè, se gli altri stavano a 30, qui siamo a 60.